Si chiama Demetra ed è il progetto di ricerca scientifico elaborato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo, che studierà le interconnessioni tra animale ed uomo sull'antibiotico resistenza. Demetra fa balzare agli onori della cronaca l'intero dipartimento, che viene riconosciuto eccellenza nazionale dal MIUR ed ammesso ad un finanziamento di 6.500.000 euro. Quali sono stati gli elementi che hanno portato Teramo, la veterinaria di Teramo, a vincere? Una grande qualità nella ricerca, la qualità del corpo docente, dei ricercatori della facoltà, e direi anche il premio a tutti gli investimenti che l'Ateneo ha destinato alla Facoltà di Medicina Veterinaria. Siamo all'interno di un ospedale che non esito a definire il più bello d'Italia, una questione di bellezza non solo estetica ma di attrezzature, di laboratori, e credo che questo ulteriore riconoscimento, perché questa facoltà, mi piace ricordarlo, ha l'accreditamento europeo, le AEVE, da diversi anni. È una facoltà che nelle verifiche di accreditamento periodico del Ministero ha riportato dei punteggi straordinariamente elevati, e questo ulteriore riconoscimento sta a suggellare l'impegno di tutti i colleghi della facoltà e a dimostrare che questa facoltà è davvero un punto di forza di questo territorio. La veterinaria ha una lunga e gloriosa tradizione nel teramano, dove da decenni si studia e si progredisce nella ricerca scientifica, un lavoro corale e certosino che oggi premia l'Università di Teramo, riconoscendola tra le migliori facoltà di veterinaria in Italia. Abbiamo una storia per cui le eccellenze nascono praticamente dalla storia, e Teramo ha una forte vocazione per la veterinaria, o l'Abruzzo stesso, basti pensare ad alcuni docenti che adesso non ci sono più, che hanno dato lustro alla veterinaria nazionale e internazionale. Il progetto l'abbiamo chiamato Demetra. Demetra nella mitologia greca è la dea dell'agricoltura, Cerere, no? Per la mitologia romana. Quindi ripartiamo dalla terra, ripartiamo dalla madre terra, tant'è che questo progetto di eccellenza, nelle sue parole chiave, racchiude l'ambiente, racchiude gli allevamenti sostenibili, racchiude il benessere animale, racchiude un altro forte vocabolo, che è quello dell'antimicrobico resistenza, di cui se ne parla tanto.